Pokémon Scarlatto e Violetto circolano ormai da diverse ore e sono abbastanza certo che state cercando un buon metodo per fare soldi rapidamente. Questo è il video giusto per scoprire come fare 250.000 poche dollari in un'ora, stimata. C'è ancora una cosa che non vi ho detto. Io sono George e solo una pochissima percentuale di voi è iscritta effettivamente a questo canale. Potete farlo gratuitamente per supportare il canale, ma soprattutto rimanere aggiornati con i prossimi video a tema Scarlatto e Violetto. Mentre vi ringrazio già per il mi piace, ci troviamo esattamente all'area est numero 3, vicinissimi a Picadia e confinanti con Leudapoli. In tutta questa zona desertica avremo modo di trovare una marea di tesori giornalmente. Infatti la cosa fantastica di questo posto è che godiamo di uno spazio incredibile, ma soprattutto il fatto che questo posto sia facilmente raggiungibile già da inizio gioco. Infatti, come potete notare, avrete avuto modo sicuramente di notare questi bagliori sottoterra. Ci sono una marea di strumenti interessanti, ecco, questo l'avevo già lasciato un po' in giro, una precisione X, ma a noi interessano questi. Insomma, potete divertirvi tantissimo. Ecco qui altre rocce. Potete divertirvi tantissimo a cercare di scovare questi strumenti sottoterra, perché davvero ce ne stanno tantissimi. Il fatto è che tutto questo terreno è incredibilmente vasto. Ecco, qui iniziamo già a trovare polvostelle. Qui giù abbiamo un altro bagliore. Carbone di Roly Coly. Datemi le polvostelle! Io voglio le polvostelle. Dove stanno le polvostelle? Eccola qua! Vi dirò, è un trucco molto semplice e basilare, perché di questo parliamo effettivamente, e che potete soprattutto sfruttare ogni 24 ore, semplicemente magari cambiando l'orario della Switch, se non avete voglia di aspettare il giorno dopo. E so tra l'altro che dovrebbe esserci un altro punto simile, non ricordo esattamente dove. Però vi farò sapere, vi tengo aggiornati nel caso, se dovessero esserci altri metodi molto più semplici o pari a questo per fare soldi facilmente su questo gioco. Ecco qua. Tra l'altro anche delle pietre evolutive stanno un po' sparpagliate ovunque e questa cosa è davvero incredibile. Roccia umida, qui abbiamo altri luccichi, carbone di Roly Coly ancora, pozioni... Intanto vi ricordo che giù in descrizione trovate il link alla playlist per il gameplay ufficiale di Scarlatto e Violetto. Vi aspetto tutti i giorni sul canale dalle ore 14, mi raccomando. Bene, io ho già fatto un giro, non dico completo, anche perché la zona è molto molto vasta, ma credo di aver già raccolto davvero un quantitativo di strumenti impressionante, cioè davvero. Allora, come vedete, sto procedendo, come vi dicevo, da tutt'altra zona. Vabbè, comunque l'area 3 est è effettivamente gigante, come vi ho detto. Quindi vado praticamente al lato di questo fiume per poi spostarmi più verso Leudapoli. Mi sono appena accorto di essere arrivato in un punto all'estremo con la mappa e molto, ma molto vicino a Leudapoli. Vi faccio vedere sulla mappa dove. E è un sacco sabbioso anche qui, confina sempre con l'area 3 est, e stanno tantissimi punti dove il terreno luccica, come vedete polvostelle ovunque. E cos'altro? Vediamo, vediamo. Ce ne saranno tante altre qui. No, così no, così no, no, Coraidon, no, Coraidon. Eccone qua altri. Polvostella. Coraidon mi ha fatto un brutto scherzone. Una volta che avete ripulito tutta quanta la zona, potrete andare nelle impostazioni di sistema, data e ora, disattivare sincronizza l'orologio tramite internet e impostare il giorno dopo. Cliccare su ok e ritornare in gioco. Una volta tornati in gioco, eccoci qui pronti per ritornare a raccogliere i nostri strumenti sottoterra. Dunque, come giusto che sia, è anche arrivato il momento di trarre delle conclusioni. Io andrei al Pokémarket per cercare di vendere questi strumenti trovati nel giro di quanti 20-25 minuti che sto registrando questo video, e nella sezione tesori troveremo tutto quanto il necessario da vendere.
Poi c'è anche una selezione chiamata Vending Blocco che vi permetterà di fare prima, semplicemente. Quindi, per un totale di... abbiamo 12 polvostelle, sono pure poche, quindi se vi ci impegnate, vi ci mettete, in un'ora, secondo me, è davvero possibile fare un sacco di poche dollari in gioco. Ok, 5 perle e 8 ossi rari, per un totale di 53.000 poke in 20-25 minuti. Direi che non è male. Amici, a me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per aver visto questo video. Nel caso vi fosse tornato utile, vi ricordo di supportarlo con un mi piace e di rimanere aggiornati per i prossimi video a tema Scarlatto e Violetto. In descrizione vi lascio la playlist del gameplay a Scarlatto e Violetto che va in onda tutti i giorni dalle ore 14 qui sul mio canale. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao belli!